pensatore, insomma, è partito da un'ipotesi molto, molto azzardata per il tempo, cioè lui aveva preso tutta una serie di elementi dalla teologia e siccome si occupava principalmente di fare proselitismo cristiano, l'idea era di prendere degli elementi comuni tra le tre religioni principali, quindi cristianesimo, ebraismo e Islam, e trovare queste cose, però gli elementi in comune potevano essere messi assieme attraverso un sistema fatto sia di una semplificazione dei contenuti di queste religioni, quindi la riduzione degli elementi base, che si chiamava Gesù o comunque utilizzava dei termini fondamentalmente astratti e poi potevano essere in un qualche modo comunicati attraverso un sistema che era praticamente l'eredità di quello che è il sistema delle arti della memoria, che è una cosa molto più antica che afferisce al pensiero greco. Allora, la sua idea, diciamo che è stato uno dei primi a prendere degli elementi che provenivano dal ragionamento logico, cioè quindi da Aristotele, che sono delle regole per condurre il pensiero in una maniera corretta, quindi il sillogismo, e però applicarle, e questo è l'elemento che c'entra con la metafisica della computazione, all'analisi dei fenomeni naturali. Lui ha fatto, gran parte del suo pensiero è espressa attraverso degli schemi visivi che ricordano molto quello che adesso chiamiamo data visualization, e tra l'altro di cui sono pieni i manuali medievali, perché è una cultura principalmente basata sul rapporto tra testo e immagine. Però l'elemento interessante che lui aveva utilizzato, io mi sono occupato di fare una ricerca iconografica su questa cosa, alcuni schemi che servivano per esprimere delle reazioni di contrarietà e contraddizione all'interno del pensiero logico, si chiama quadrato logico, che è una cosa che si trova nell'organo di Aristotele, e però l'aveva applicato per parlare, sempre utilizzando Aristotele, però per reparti degli elementi, per spiegare le relazioni tra gli elementi fisici. Ora, questa cosa non c'è in Aristotele, cioè non esistono, per esempio, un rapporto di contraddizione tra un elemento fisico e un altro, perché la contraddizione fa parte del linguaggio. Questo discorso è metafisica della computazione, nel senso che è prendere due campi, il campo delle regole del pensiero e il campo delle regole del funzionamento della natura e dire che sono la stessa cosa. Ci sono delle implicazioni e questo un po' andrà a collegarsi con quanto si discuterà più tardi anche rispetto al tema delle simulazioni. Perché? Perché esiste in qualche modo una sorta di presupposto del ragionamento filosofico che è durato molto tempo, che si chiama appunto grande catena dell'essere, o teoria dell'armonia del mondo, che appunto è una cosa molto studiata nella storia delle idee, è il presupposto in un qualche modo che la natura mostri senza mediazioni un funzionamento che si basa su un linguaggio matematico. In realtà la matematica verrebbe poi l'elemento principale, anche se dal termine armonia del mondo, è insomma, un elemento pitagorico, significa che la natura esibisce dei rapporti di tipo musicale, come se si trattasse di una partitura, ma questa è una metafora che si trova un po' ovunque, si trova in biologia, si trova appunto nelle prime forme della matematica, però è un modello appunto di metafisica, nel senso che è un qualcosa che tende, cioè è una modalità di ragionamento che tende a vedere ordine laddove ci sono molte cose che noi non sappiamo. E uno degli elementi principali che c'entrava con questo discorso è che, per esempio, c'è stata una controversia nel 1600 tra diciamo, degli autori che si occupavano di proprio metafisica, nel senso che facevano filosofia di qualsiasi cosa, come avevi detto tu prima, filosofia della meccanica, filosofia del mondo naturale, etica, eccetera, eccetera, che appartenevano a una tradizione che si chiama appunto tradizione ermetica, uno di questi è Robert Flatt, e invece un gesuita che si chiama Mersenne, hanno avuto una controversia proprio su alcune cose che riguardavano dei calcoli rispetto a Copernico. La cosa interessante, per entrare nel punto chiaro della situazione, era che per alcuni pensatori del Seicento, in cui questa cosa è diventata in effetti un problema, la matematica aveva questo aspetto, diciamo, mistico e legato a una fascinazione per l'ordine, per l'armonia, e per altri invece si trattava di puri calcoli. Questa cosa in realtà è centrale quando si parla diciamo, del tema proprio generale di metafisica della computazione, perché in un qualche modo poi nel Novecento, prima e
partiamo con un'immagine di questo discorso sulla, diciamo, sull'armonia della natura che non, in qualche modo viene a scadere, nel senso che si presuppone che tutto questo modello matematico, che poi noi in qualche modo adesso possiamo anche replicare utilizzando delle simulazioni, però sia un po' più qualcosa che si proietta l'uomo all'interno della natura, perché è qualcosa che c'è nella natura. E quindi la cosa interessante è che si aggiunge un altro elemento, sempre tra 600 e 700, che ha sempre a che vedere con questa cosa, cioè sul fatto che si dà sempre molto più importanza a quello che è l'universo delle arti tecniche, l'universo della simulazione. Perché non bisogna dimenticare che una delle cose che abbiamo citato, che era stata citata su questo evento, cioè il discorso di Cartesio sul metodo e l'idea che lui pone, ma il mondo potrebbe essere la costruzione di un genio maligno, è stata sviluppata anche perché nello stesso periodo c'erano stati degli sviluppi nelle scienze meccaniche e idrauliche sulla costruzione di automi. E quindi tra 600 e 700 venivano costruite delle cose molto semplici, automi meccanici, generalmente tra l'altro sempre cose connesse con la musica, nel senso che poi erano, eseguivano dei piccoli, erano praticamente dei rulli perforati e tutte le istruzioni, quello che sarebbe oggi il codice, erano all'interno di questi rulli. Però il fatto che Cartesio abbia fatto un discorso sulla possibile falsità del mondo derivava da un suo ragionamento per estremo, prendendo quella che era la tecnologia della simulazione e portandola all'estremo. E questo è interessante perché il contenuto delle simulazioni esibisce un ordine ed è una cosa che c'entra con quello di cui andrà a parlare dopo Gregorio, perché parlerà appunto di un videogioco, di una simulazione, perché le simulazioni in effetti esibiscono una qualche modalità di ordine, cioè sono basate sul codice, mentre la natura non lo sappiamo, cioè nel senso che è una di quelle domande in cui diciamo che una posizione contraddice, è un'autonomia fondamentalmente. Però la cosa interessante è che questo discorso sulla simulazione, quindi sulla possibile falsità del mondo, sull'artificialità del mondo, è connesso con degli sviluppi tecnologici e anche con dell'accelerazione degli sviluppi tecnologici, per cui oggi in qualche modo si parla moltissimo di intelligenza artificiale, si parla anche moltissimo, cioè ritornata questa cosa, non so, come tesi della possibilità, è nota perché l'ha citata Elon Musk, sul fatto che l'universo non sia altro che una simulazione, però l'autore che aveva scritto il paper che citava Elon Musk è il Boston, che è uno studioso anche di intelligenza artificiale e anche tra l'altro di rischi etici dello sviluppo di intelligenza artificiale. Quindi secondo me questi due elementi, cioè sul fatto che in qualche modo esiste una forma, una sorta di credenza, cioè alcuni potrebbero proprio definirla come un elemento irrazionale all'interno di un progetto razionale, cioè che questa cosa di credere che esista un ordine potrebbe essere appunto un bias cognitivo della nostra specie, cioè magari tutto quello che si è fatto oppure è molto più complesso di quello che crediamo. Cioè, nonostante però noi continuiamo a produrre dei modellini del quello che noi sappiamo essere il funzionamento del mondo e all'interno di questi modellini ci mettiamo l'ordine. E questa è una cosa interessante perché uno degli elementi, cioè delle persone che avevano sviluppato questa tesi rispetto ai prodotti artistici era Levi-Strauss, un testo molto molto utile per i filosofi, ma non studiatissimo, che è il pensiero selvaggio, dove fondamentalmente lui ha posto le basi per quella che poi sarebbe stato lo studio diciamo di tutte le tecniche di classificazione delle piante e degli animali nelle varie culture. Lui aveva scoperto insomma che alla base di quello che noi chiamiamo insomma, un ragionamento che c'è in tutte le culture, che fa parte proprio della specie umana, cioè il ragionamento tassonomico, cioè dividere le cose in classi e fare una combinatoria di queste classi, lui diceva: quando noi facciamo delle opere d'arte non facciamo altro che prendere tutte queste conoscenze che abbiamo e farne un modellino in miniatura. Dice:
nei termini di un ordine o qualcosa di già programmato. È per quello che molti di questi discorsi sull'intelligenza artificiale, sull'etica a lungo termine diventano complicati, perché ci sono degli elementi che noi non sappiamo che cosa. Sono oltre il limite del nostro. Sono oltre il nostro limite e quindi non sappiamo che cos'è. Quindi una delle cose che diceva Alessandro quando tentiamo di immaginare l'intelligenza artificiale nelle versioni mainstream, io avevo fatto uno studio anche su questo, uno degli elementi che è possibile classificare le cose con cui noi immaginiamo intelligenza superiore a quella umana sulla base di immagini. Una di quelle che ritorna è quella degli altri. Li colleghiamo con la divinità, oppure diventano delle cose divinitarie, perché l'intelligenza artificiale è connessa chiaramente con l'intelligenza militare. Però c'è pure l'archetipo del golem, no? Sì. L'intelligenza artificiale asservita. Oppure sì, oppure sono schiavi, cioè automaton sono schiavi, questa è una delle altre versioni. Però quello che molti autori che si stanno occupando di queste cose, un libro che abbiamo letto io e Francesco che parlano, però insomma, l'autore è questo filosofo iraniano che si chiama Esame Garestani, il libro si chiama Intelligence and Spirit ed è un tentativo molto complicato e contorto di prendere gli elementi di base della filosofia classica tedesca, di Kant e di Hegel, e tentare di fare lo stesso processo che hanno fatto loro per le regole, cioè loro hanno fatto un lavoro, diciamo, le condizioni di possibilità del pensiero umano. Lui tenta di immaginarlo per l'educazione di un'intelligenza artificiale, solo che da Kant a oggi la quantità di informazioni è aumentata in maniera esponenziale ed è impossibile, insomma, fare una cosa del genere. E l'altra cosa è che, diciamo, avendo una formazione filosofica, questo lo dico essendo passato poi a studi un po' più legati all'antropologia cognitiva, uno si rende anche conto che tutte queste cose, c'è stata una suddivisione disciplinare, banalmente le neuroscienze ci dicono di più su alcuni elementi, più che le neuroscienze o la psicologia cognitiva ci possono dare molte più informazioni tecniche su quello che si può fare per questi elementi. La differenza è che la filosofia, almeno in alcune sue occorrenze, si pone delle domande in effetti da punti di vista un po' strani. Una delle definizioni di filosofia un po' così particolare che avevo letto ultimamente era proprio questo, c'era la definizione di Miasso, che è un filosofo diventato piuttosto famoso negli ultimi anni, perché è avvalso del progetto del valore, che appunto in generale si chiama valore. Comunque era: la filosofia è lo sviluppo di forme di argomentazioni strane. E che come definizione generale potrebbe anche esserci. Però quello che voglio dire è che appunto quando si parla di metafisica della computazione dal punto di vista pratico, in effetti ci sono dei problemi filosofici e poi le persone che ci lavorano toccano temi che sono già stati toccati dalla filosofia. Il problema è che tecnicamente lo sviluppo di queste delle basi per fornire, cioè per costruire un'intelligenza artificiale, in realtà sono una serie di micro task che gruppi di persone si occupano singolarmente, e non c'è una persona che dice qual è il modello. Quindi questa operazione che viene fatta un po' da in campo filosofico è un po' come volersi riappropriare di un tema che è sempre stato al centro della discussione filosofica, ovvero la distinzione tra la ragione e la ragione o le condizioni di base del pensiero, e volerlo fare oggi, solo che siamo nel 2019, moltissime cose sono già state compartimentate, quindi è un'operazione un po' problematica, però insomma è comunque utile. Non so se. Ma senti, ovviamente durante il tuo intervento io ho trovato quelle tre righe, però se mi permetti, da un suggerimento, leggo alla fine, perché sono così belle che secondo me sono belle come sono proprio belle. E un tema che ti dà un po' interessante, metto un punto interrogativo, è anche quello sulle simulazioni, lo dico passando la parola a Gregorio, ci senti, vero? Sì. Che, eccoci. Aspetta Greg, che quando si pone una simulazione si dice un giocattolo razionale, sotto ci deve essere una realtà che la sorregge. Sì. La cosa interessante è che appunto tutte le simulazioni hanno sempre una realtà sotto, alla fine ci deve essere qualcosa che regge, tutte le simulazioni crollano. Quando c'è la famosa epigrafe di Matrix, la scelta è anche una scelta ad
Simone e Marco sarebbe, che è un gioco degli anni 90, veniva a un certo punto esplicata una teoria metafisica per la quale il mondo era sopra un elefante che era sopra una tartaruga che galleggiava nello spazio infinito. Diciamo, era sostanzialmente, alla fine su qualcosa deve poggiare sempre, però diciamo, anche in qualche modo l'idea che debba appoggiare, probabilmente anche quello, diciamo, è un retaggio che abbiamo di come abbiamo appreso. La famosa le tartarughe, tartarughe, esatto, le tartarughe fino in fondo, cioè, la tartaruga era una tartaruga, eccetera, eccetera. Allora, Gregorio, witness, ci sei? Eccoti. Allora, ora vi condivido degli screenshot sostanzialmente, così almeno non vedete la mia faccia. Mi state vedendo? Sì, sì. Ah, eccolo qua. Allora, no, però aspetta, mi è scomparso a me. Ci siamo. Ok, perfetto. Allora, io ho pensato di declinare questo metafisica e contemplazione. Quando sono stato invitato, io come dicevo prima non sono studioso e quindi per me lo studio della filosofia e della metafisica insomma, è una cosa che è abbastanza lontana da me, in un senso di fare metafisica con la computazione. Che cosa significa fare metafisica? Perché chiaramente non è che uno fa metafisica, non può fare un frullato di banale. Per me si dice abbastanza vagamente qualcosa come un'esperienza di quelle che Francesco all'inizio definiva i temi più difficili o il confronto con la vera natura delle cose. Ti sto proprio citando le tue parole iniziali, Francesco. Cioè, quindi per me la metafisica è un momento in cui mi sembra di venire a confronto con cose che non capisco sostanzialmente. Ed è quindi un momento in cui, non essendo io una persona particolarmente religiosa o niente di questo tipo, si tratta per lo più di barlumi, emozioni passeggere, momenti in cui per qualche secondo, massimo minuto, mi sembra di aver capito qualcosa di molto importante e poi entra in gioco la razionalità e tendenzialmente smonta quello che mi sembrava di aver capito e mi rendo conto che era tutta un'illusione. Quindi, cosa c'entra in tutto ciò The Witness? C'entra perché The Witness è un videogioco che parla esattamente di questi temi e affronta tutti i temi e anche molti di più di quelli che sono stati accennati fin qui nella discussione. È un puzzle game, ops, sono andato alla fine. È un puzzle game uscito nel 2016 di Jonathan Blow, che era famoso, già famoso perché nel 2008 aveva sostanzialmente rivoluzionato il mondo dell'indie gaming col videogioco Braid. Se qualcuno di voi ci ha giocato, Braid era un platform in cui l'interattività consisteva nel fermare, riavvolgere o giocare in diversi modi col tempo. Fu un grande successo, poi Jonathan Blow si chiuse in casa per insomma, il suo studio per 8 anni e ne uscì nel 2016 con The Witness. Allora, non sempre in fondo. Che cos'è The Witness? Allora, come vedete qui c'è un paesaggio di un'isola. The Witness si svolge in un'isola deserta, o meglio, un'isola abbandonata, nel senso che piena di costruzioni, ci sono dei templi, ci sono dei villaggi, ci sono dei castelli, ci sono delle officine, eccetera, ma non c'è nessuna forma di vita animale, quindi non ci sono animali, non ci sono esseri umani, ci sono molte piante, ma non c'è altro, e ci sono molte statue anche. Come funziona il gioco? Questo è l'inizio del gioco, vi trovate davanti a una porta chiusa, quel riquadro nel mezzo vi invita a toccarlo e se state usando il touchscreen è ancora più immediata la cosa, però questa cosa rivela sostanzialmente tutta l'interattività del gioco, cioè l'interazione consiste nel
trovare una soluzione a questi riquadri. Si inizia dal cerchio più grande, si deve fare un percorso con il dito o con il mouse e si deve uscire dalla linguetta esterna. In questo caso c'è detta la linguetta in cima. I labirinti diventano sempre più complicati. Qui siamo ancora più o meno al 5% del gioco, il labirinto è diventato più intricato, ci sono due uscite che si muovono in parallelo, questo è soltanto un esempio. Appaiono diversi simboli, questo è un altro riquadro in cui ci sono dei quadrati bianchi e neri che devono essere separati, se non li separo quando provo a uscire il sistema mi dà errore. E questi puzzle sono centinaia, credo forse un migliaio in tutto, e proseguono come una specie di lunghissimo tutorial. Potete vedere qui da sinistra a destra diventano sempre più complicati e è il gioco stesso che, presentandomi prima una versione più facile, quello che vedete a sinistra, c'è soltanto praticamente una possibile soluzione che è iniziare dal pallino e andare subito a destra, e poi proseguono via via facendomi capire passo passo qual è l'interazione che devo avere del gioco. Cioè non c'è nessuna spiegazione esplicita di quello che devo fare, ma è tutto una scoperta che il giocatore deve fare via via, praticamente come un bambino che non sa parlare, non sa leggere, scopre le cose osservando e cercando di imitarle. E allora, su prima volta lo rispondo, sbaglio tasto. Ecco qua. Questa cosa sembra molto banale, e in effetti è molto banale, è un gioco che della banalità, cioè in cui il tema della banalità dei videogiochi è fondamentale, si complica quasi fin da subito, ricorderete questo riquadro qua, pochi metri a sinistra di questo riquadro abbiamo un riquadro che inizia a sciogliersi e che quindi inizia a interagire con l'ambiente. Questa cosa va fuori controllo davvero in pochissimo tempo, pochi minuti dopo, per esempio, saremo qui a dover risolvere un riquadro trasparente senza sapere bene che cosa dobbiamo farci, e poi ci rendiamo conto che ci sono delle palme sullo sfondo che ci indicano l'altezza delle linee da seguire, e quindi l'interazione con l'ambiente esterno diventa completa. E mi chiederete, ma che senso ha questa cosa? C'è una trama? Sì e no, nel senso, non c'è una storia vera e propria, ma a giro per questa isola noi troviamo una serie di piccoli registratori, che vedete nel centro di questa immagine, notate anche c'è l'ombra del giocatore di cui parleremo più avanti. Se uno clicca su uno di questi registratori viene avviata una voce che dice qualcosa. Quasi tutte le cose che vengono dette queste voci sono citazioni dai libri più vari, cioè ci sono citazioni da Nicola Cusano piuttosto che da Einstein, piuttosto